E bentrovati amici alla quinta puntata della Terra di Tutti. E diciamolo subito, ci cacciamo sul pennulo subito subito. Vabbè. Ci sono arrivati i dati degli ascolti delle scorse puntate, mi ha chiamato Attilio Sabato, il Sì, direttore di Ten, quattro persone, quattro. invece era contento, stiamo facendo il botto Sì. e siamo molto 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 Abbiamo contenti. iniziato da molto tempo fa a Va fare il letto, botto. va letto, va letto, fa, sto parlando io, va letto, stai zitto. Siamo contentissimi perché la trasmissione va bene, la trasmissione è molto molto seguita e quindi siamo felici. Detto questo, Roberto, adesso puoi parlare. Questo, No, no, signore, no, no, signore, no, andiamo no, a no, letto, Roberto io Giacomo Antonio. già andava benissimo quello che hai detto tu per parlare, mi sono già liberato, così. Vogliamo. Facciamo un indovinello, No, Roberto. Abbiamo detto prima della trasmissione che dobbiamo un poco essere più accattivanti noi due. Le persone insomma. che invece ospitiamo devono essere serie, ma noi siamo più accattivanti. Quindi, Roberto, lo faccio No, l'indovinello. non lo Non voglio può fare sapere, non lo voglio l'indovinello. sapere, Sergio. Poi per essere accattivante tu devi andare prima a Lourdes, quindi lascia stare, non è proprio A possibile. parla tu, allora va bene, andiamo sulla serietà. Oggi parleremo di teatro. Abbiamo tutti i 50 minuti a nostra disposizione, saranno tutti sul teatro. Parleremo del teatro dell'Acquario e poi parleremo con il nostro amico Antonio Conte nella seconda parte di trasmissione. Allora vado subito a presentare. Vuoi presentare tu, Roberto? No, La cosa la di fa, se no no, che no, funziona. no, no, io così faccio Vabbè, l'ospite. capirete che io lo pago a vuoto, questa è una cosa che mi infastidisce, ma l'ho pagata a vuoto per Chiedo scusa, tante. sul fatto di pagare avrei qualche Allora, sono rimostranza da 42 repliche di Consativici, 23 di fare. Forafascino, forse un centinaio di Maniamoli. Pensate quanti soldi mi è costato questo uomo. Sì. Vabbè, però ha fatto successo, quindi non ci potevo tenere. Allora, facciami serie, volevo fare serie un po'. Io lo sono dall'inizio, Ah voglio sì? dire, Ok, certo. vabbè. Carlo Antonante, presidente della cooperativa Centrorat, hai detto giusto? Giustissimo. Lulla Garofalo, vicepresidente della cooperativa Centrorat, hai detto Ciao, giusto? benissimo. Pure il nome ha detto Anche il Perché nome. si può facciamo l'ascolto? Che mi sembra È giusto. preparatissimo. Allora, presentateci un attimo di cosa si tratta, di cosa tratta, vabbè, presentare, diciamo, il Teatro dell'Acquario. È superfluo perché a Cosenza lo conoscono tutti, però diciamo qualcosa di come è nato, per esempio, dove è ubicato, di quello che vuoi dire su questa. Una sintesi della storia, Sì, diciamo, del che è una teatro. piccola oasi di cultura del nostro territorio. Allora, guarda, sì, una sintesi di 42 anni, insomma, è abbastanza complicato farla. È nato nel 1981 il Teatro dell'Acquario. La cooperativa Centrorat è nata invece nel 1976. La prima sede era a Cosenza Vecchia, su Corso Telesio, numero 82. E da lì mossero i primi passi quel gruppo di persone che facevano teatro di strada fondamentalmente, ricerca, avanguardia, si occupavano come dire, Che di vuol dire attività. RAT? RAT Roberto a vuol teatro, dire, no? potrebbe significare anche Roberto a teatro, ma significa ricerche audiovisive e teatrali. E quindi partendo dal Play Centro, si chiamava così la sede del 1976, da Corso Telesio, pian piano questo gruppo di persone che ha cominciato ad animare innanzitutto la parte storica della nostra città, dopodiché, insomma, pian piano ha preso piede, il movimento teatrale ha cominciato ad avere una forma, poi per arrivare quindi a Via Galluppi numero 15 nel 1980. Apertura fu il 7 marzo del 1981 e da lì ad oggi, insomma, siamo il presidio culturale di Via, si può dire presidio culturale, Mamma bella mia, parola, bella cioè, parola. sì. E il presidio culturale di Via Ma Galluppi, commosso, ma sì, commosso. Sì. resiste, persiste, insiste e quindi sì, in questo momento resiste, mai come in questo momento resiste. Perché ricordiamo, voi siete stati praticamente fermi più di un anno, no? Noi siamo stati fermi un anno e mezzo, facendo la somma totale nei 2 anni di pandemia, ormai 2 anni quasi di pandemia, siamo stati chiusi un anno e mezzo, un anno e 5 mesi, A insomma, me più o piace meno. ricordare sempre, questa è una cosa molto bella, la ripeto sempre, la ripeterò sempre finché campo. La Terra di Pera ha iniziato a fare teatro il 12 di ottobre del 2012 e
Un mese prima andai da Andorella Antonante e gli chiesi se ci potesse dare il teatro gratis o quasi per le attività della Tre di Piero, soprattutto per quello spettacolo che facciamo che si chiama Maniamoni, che poi ha dato il là a tutte le nostre attività teatrali. Antonella Antonante fece proprio il segno di prendere le chiavi del teatro, queste sono tue. Questo ci resterà, questo gesto mi resterà per sempre. Noi ogni volta che facciamo qualcosa, il debutto lo faremo sempre, l'abbiamo fatto e lo faremo sempre al Teatro dell'Acquario, perché innanzitutto perché ci porta bene e poi per una sorta di gratificazione verso Antonella Antonanti in particolare, ma verso tutta la vostra struttura. È parata assai, Roberto. Come sempre, direi. Comunque, direi che Antonella Antonanti, a questo punto, se mi permetti, c'ha una responsabilità, che è quella di aver convinto Sergio Crocco che può fare spettacoli, e che, cioè tutto ciò che ne è seguito dopo il 12 ottobre del 2012 è colpa sua. Ma ha capito pure di fare una cosa seria. Addirittura, quindi. Sei chiamato, l'ho detto, ma lo possiamo fare Andura secondo te? Ha detto, sì, vai. E quindi ha maggiore responsabilità. No, non ti disse vai, ma taglia tutto, fallo a metà, sì, perché vero, durava 6 ore la prima versione. È vero. Sì, confermo tutto. Vabbè. Stavo dicendo qualcosa, mi ha interrotto e non mi ricordo più, non lo so, riprendi da dove diamo 2 secondi a Roberto per ricordare procedi. E allora chiediamo a Lulla una cosa seria: come avete passato questa quasi 2 anni ormai di pandemia, che pene avete passato all'interno del centro d'arte e del teatro? E anche qual è la situazione attuale? Ecco, la domanda è difficilissima, chiaramente. Abbiamo sofferto tutti per questi anni di pandemia, chiaramente il teatro, e in particolare il nostro, essendo un teatro privato, ha sofferto ancora di più. Siamo stati completamente chiusi, che vuol dire non avere fatto corsi di formazione, non avere fatto teatro per bambini, non avere fatto la programmazione serale. Abbiamo cercato di mantenere, di salvare il salvabile, facendo delle cose così come c'era stato chiesto, su internet. Quindi abbiamo fatto per esempio una trasmissione che è Palco e Chiudo, con la quale insomma ospitavamo degli amici del teatro che parlavano di teatro per fare rimanere vivo l'interesse verso questo settore che era stato completamente dimenticato. Non dimentichiamoci che il presidente di allora disse che venivano chiuse le attività inessenziali e tra quelle appunto c'era il teatro. Da qui potete capire qual è stato l'animo con il quale abbiamo vissuto questa cosa, no? Bastava dire che era un'attività forse più a rischio, anche se non so perché, visto che tutti quanti abbiamo le mascherine, in teatro non possiamo mangiare, non possiamo parlare. Bastava dire questo. Dichiararlo inessenziale ha significato per noi porci chiaramente delle domande da prima, no? Cioè, che fine ha fatto allora in Italia, quindi passando poi per le regioni e passando per i comuni, il significato di cultura, il significato di teatro, che è quello che facciamo noi. Abbiamo provato a resistere, il che è molto difficile perché, lo ribadisco, noi siamo un teatro privato, per cui abbiamo un signore che vive anche dei soldi che noi gli diamo di affitto e che chiaramente ci ha presentato un conto che noi non potevamo assolutamente pagare. Per 41 anni abbiamo sempre assolto i nostri doveri, chiaramente con il Covid, con le 2 chiusure che abbiamo avuto, perché la prima ci chiuse per 9 mesi, poi riprendemmo a settembre dello scorso anno, ci richiusero dopo nemmeno 20 giorni, noi non abbiamo potuto onorare chiaramente il nostro debito. E da qui veniamo alla seconda domanda di Roberto, cioè qual è la nostra situazione attuale? Noi stiamo lavorando, perché in una situazione come questa solo dei pazzi, no? Avrebbero pensato a continuare a lavorare, non a fermarsi a dire oddio che succede. No, noi ci diciamo oddio che succede, ma continuiamo a lavorare. Oddio che succede è che abbiamo fatto un processo, ce ne dovremmo andare da questo posto, abbiamo chiesto in qualche modo alle istituzioni di starci vicino e di aiutarci a superare questo momento, che non è di una crisi economica, ma è proprio di una crisi, se vogliamo, del Teatro dell'Acquario. Il Teatro dell'Acquario, come diceva Carlo, nasce nell'81 quando l'attenzione per i movimenti culturali, anche per l'associazionismo, per le scuole, per l'istruzione era diverso. Adesso stiamo passando appunto da ministri che ci definiscono inessenziali, ad assessori senza portafogli, eccetera, per cui non abbiamo veramente la possibilità di andare avanti e di fare crescere la nostra attività. Un'attività chiaramente in crescita, noi da che abbiamo riaperto e stiamo facendo quest'ultima pazzia che abbiamo chiamato l'ultimo valzer, no? Cioè gli amici che vengono a teatro e presentano i loro ultimi spettacoli,
stiamo avendo quasi sempre sold out. Ieri sera è venuta gente da Lamezia, gente da Crotone a vedere i nostri spettacoli e a dirci: ma non è possibile, non potete chiudere, noi veniamo da lì. Abbiamo ragazzi ai corsi di formazione che vengono da Rossano, voglio dire. Per cui il teatro veramente è una necessità nella nostra regione, in particolare a Cosenza. Dovremmo essere un fiore all'occhiello, insomma, ci auguriamo che questo... Però non sappiamo appunto come continuare, perché questa appunto è la punta di un iceberg. Noi non riusciamo più a capire come andare avanti. Non è più solo un problema economico, è proprio un problema, insomma, qualcuno deve assumersi anche una responsabilità nei riguardi forse della necessità di cultura e di teatro che c'è nella nostra città. Allora mi viene una domanda da questa... Aspetta che ci penso, aspetta, apo fa, va, va, va. Anzi, me ne vengono più di una, a dire la verità. E Lulla descrive la situazione dell'acquario e a me fa paura già sentire questa cosa che l'acquario potrebbe chiudere, perché veramente credo che è l'uccisione di veramente un presidio di cultura, come diceva Carlo, ed è uno, secondo me, dei più grossi di questa città, dei più importanti. Ma la domanda poi decidete voi chi può rispondere. Come se ne può uscire? Cioè, quando dicevi abbiamo cercato di sensibilizzare le istituzioni, come se ne può uscire? Che cosa è successo? Chi ha dimostrato vicinanza all'acquario? Guarda, allora, secondo me ci sono delle possibilità di uscire da questa situazione. E una di queste è una strada che stiamo provando a percorrere insieme ad altre persone che ci stanno, diciamo, stando vicino. Ed è quella di individuare un gruppo di enti, associazioni, ma anche liberi cittadini, che insieme si consorziano e creano un portafoglio, diciamo così, per andare a sostenere le spese che sono quelle dell'affitto, che noi, ripeto, come diceva Maria Luisa prima, siamo stati impossibilitati proprio perché, stando chiusi un anno e sei mesi... Ti posso fermare un attimo solo e poi ti faccio riprendere? Noi quando, l'anno scorso, quando c'è stata tutta quella pandemia, soprattutto nei primi mesi, eravamo alla Terra di Piero, noi pagavamo e paghiamo un affitto per la nostra sede e ci chiamò la nostra padrona di casa, diciamo tra virgolette, la signora Quintieri, perché lo voglio dire perché... è una cosa bella ed importante. Mi chiamò e disse: Sergio, almeno tre mesi ce l'avrete gratis perché c'è la pandemia e voi fate cose belle ed è giusto che sia così. Il vostro proprietario non l'ha fatto, giusto? Il nostro proprietario ha fatto un abbassamento del canone per quattro mesi, cinque mesi circa. E dopodiché nel secondo lockdown, quando è scattato ad ottobre il secondo lockdown, no, non l'ha fatta questa operazione. E quindi noi ci siamo trovati lì, più di ogni altro momento precedente, lì ci siamo trovati veramente in difficoltà. E quindi stiamo cercando di capire quale può essere la soluzione. Abbiamo parlato con il sindaco, in realtà parlammo anche con il sindaco precedente, che si mostrò comunque, come dire, ben disposto a cercare di aiutarci, però chiaramente il dissesto era subentrato, diciamo, era accaduto da poco. E provammo a trovare una soluzione, si parlava del Cinema Italia che sarebbe stato messo a bando, insomma tutta una serie di ipotesi. Dopodiché, finita la consigliatura, appena insediato il sindaco attuale, noi lo abbiamo incontrato e lui molto disponibilmente, devo dire la verità, ci ha ricevuto subito dopo essersi insediato. E insieme a lui adesso stiamo cercando di capire quale può essere la soluzione. Perché lui ha la delega alla cultura, se non mi sbaglio, no? La delega alla cultura ancora non è stata assegnata, diceva forse. Ce l'ha lui, ce l'ha lui. In questo momento teoricamente. Vuoi fare un'altra ringa sulle politiche sociali? Cioè che ci sia. Andiamo. Evito, però ce ne sarebbe da parlare. Anzi, non ne parlo. No, non ne parlo, non ne parlo. Comunque lui, ripeto, è stato molto disponibile e ci siamo riaggiornati per tenerci in contatto appunto per capire dopo approvati i bilanci che cosa può succedere. Parallelamente a questa situazione stiamo cercando di capire se ci sono anche altri enti o istituzioni, che dir si voglia, che possono insieme collaborare, che da un punto di vista ideologico è una cosa che ci piace molto, no? Cioè che la casa teatrale della città di Cosenza, sì, perché dopo 40 anni lo è di fatto, è un patrimonio di tutti, è un bene comune, quindi ideologicamente, da questo punto di vista, filosoficamente, ecco, passatemi questo termine, ci piace molto l'idea che questo posto sia sostenuto da chi lo vive
e non lo viviamo solamente questa noi. È molto interessante. Cioè, nel senso che, ok, io sono presidente, come diceva lei, è vicepresidente, come diceva Sergio prima, però poi al di là di questo noi siamo semplicemente due persone che lavorano affinché ci si riesca ad alzare la Saracinesca e tutto il resto, però poi ciò che fa la forza di questo progetto del Teatro dell'Acquario sono inevitabilmente i contenuti e sono inevitabilmente le persone che ne fanno da parte. Da questo punto di vista vi posso assicurare che... Lo è anche la Terra di Piero, voglio dire. Stavo dicendo questo, che avrete anche la collaborazione della Terra di Piero. Questo non può che farci piacere, naturalmente. Entreremo all'acquario e poi a poco a poco vi cacciamo. Che sarebbe fantastico. Tu fai il presidente, naturalmente lui farà il vicepresidente. È la strategia, noi la entriamo così. Noi per questo abbiamo invitato noi. Ho capito, era un piano, ho capito. No, Lulla, mi dici la giornata tipo dell'acquario, cioè le vostre attività tipo? Allora, ti racconto per esempio, ieri abbiamo fatto teatro ragazzi, che per noi significa iniziare la mattina, fare le prove, allestire lo spettacolo, eccetera, mentre io e Carlo in ufficio sbrighiamo tutta la parte amministrativa. Cioè Dora Ricca, questo l'aspetto dei ragazzi se lo vede Dora Ricca, come sbaglio? No, okay. Lo spettacolo che abbiamo fatto ieri è Radio Ospitalità. Ieri abbiamo ospitato una compagnia di teatro ragazzi, era domenica, quindi non facciamo i laboratori. Abbiamo ospitato questa compagnia, alle 6 del pomeriggio inizia lo spettacolo e abbiamo finito ieri sera alle 11:30 al bistrò, perché i ragazzi, poi ormai il bistrò è diventato questo luogo bello dove fare il dopo teatro, dove la gente si incontra, voi che fate teatro lo sapete, non c'è cosa più bella, no? Una volta scaricata l'adrenalina, ritrovarsi, raccontarsi le cose, trovarsi anche con parte del pubblico che rimane lì per chiederti, eccetera. Questa mattina stiamo preparando una nostra produzione, una nostra nuova produzione di cui invece si occuperà Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli, una produzione che debutterà la prossima domenica. Quindi Eros e Geppo, i nostri pilastri, in questo momento che salutiamo, stanno lavorando alla parte tecnica, diciamo, di questo spettacolo. Oggi pomeriggio iniziano invece i corsi di formazione. Noi facciamo corsi di formazione dal lunedì al giovedì. Corsi di teatro per bambini, corsi di teatro per adulti, diciamo così, e corsi di musica. Dal lunedì al giovedì. E corsi anche di canto e dizione. Questo succede dal lunedì al giovedì pomeriggio. Il venerdì facciamo spettacoli per adulti, tra virgolette, venerdì e sabato. Spettacolo per adulti? Per adulti non vietate ai minori. Naturalmente il pensiero gli va là. Allora, purtroppo, perché lui era già interessato. Il teatro a un certo punto ha avuto la necessità di fare questa distinzione. Il teatro è teatro e noi ci teniamo a dirlo. Chiaramente gli spettacoli pensati e realizzati per i bambini hanno un linguaggio più immediato rispetto ad un'età, diciamo, infantile. Il che non significa che non siano per adulti, tra virgolette. Sì. Gli spettatori di ieri mi dicevano: come avete presentato questo spettacolo per ragazzi? Perché? Perché sono i musicanti di Brema, fatti in maniera simpatica, accattivante, eccetera. Però sono i musicanti di Brema, che è un'opera non indifferente, per cui la necessità nasce veramente per un patto di linguaggio, ma se no è teatro. Insomma, lavoriamo sempre. Siamo sempre lì, ci muoviamo sempre, chiunque va in questo momento a teatro, c'è qualcuno che si sta occupando del bistrò, qualcuno della parte tecnica, siamo veramente una fucina. Siete una bella squadra, lo riconosco, perché ormai sono tanti anni che vi conosciamo. Vuole chiedere qualcosa? No, tu quando sei messo male, no? Che proprio non sa che dire. Se devi fare le tue arringhe. Ma scusa, ma chi ti paga a fare? Non parla delle politiche sociali del comune di Chi ti paga a fare, se non ne capito, no? No, io una cosa posso dirla. Allora, non è proprio, è un invito, allora, mi piace molto quello che su cui sta lavorando Carlo, questa cosa di mettere insieme delle persone che possano in qualche modo portare avanti, perché io credo che non si può proprio rinunciare al Teatro dell'Acquario. E lo dico, ma noi non è che diciamo che abbiamo provato a fare anche gli attori, ma la sensazione che si prova nel recitare all'Acquario è una sensazione che non provi da nessun'altra parte, almeno a Cosenza, perché è una magia quello che succede in quel palcoscenico. E io non lo so neanche descrivere perché, ma è così. Ed è così anche il contatto con la gente. Sì. Ti sembra di respirare e avere un feedback immediato con gli spettatori, che è una cosa che io non provo mai da nessun'altra parte, però lì è così. Quel teatro ha un'anima, è così.
Che non è il fantasma del palcoscenico, ma è proprio un'anima. Cioè è un'anima vera e non si può perdere questa cosa. Questa cosa deve essere in qualche modo... sto facendo io una riga tipo no, deve essere in qualche modo ascoltando, mi sta piano un suono continua recuperata e dobbiamo veramente impegnarci. Ma, guarda, io penso questo anche, no? Che è vero, lì a Via Galluppi c'è un teatro, quindi si fanno spettacoli, però è anche vero che quello in realtà dal 1981 è un luogo di incontri che è ancora meglio che essere un teatro. Cioè in quel luogo sono nate tante di quelle collaborazioni, di quelle amicizie, di quelle relazioni professionali, sentimentali, perché no? Cioè è stato un luogo veramente che ha dato la possibilità a musicisti, attori, registi, ballerini di incontrarsi, conoscersi e poi continuare un percorso anche comune, no? E quindi un luogo di incontri, un luogo di aggregazione come lo è stato il Teatro dell'Acquario, è veramente un peccato, no? se lo perdessimo. Noi chiaramente difenderemo fino a quando non verranno i carri armati a toglierci, però voglio dire, ma al di là di questo, sempre nella legittimità, insomma, questo è chiaro, però noi le vogliamo provare tutte, insomma, proveremo a resistere il più possibile. Voi stateci vicino. No, vabbè, io stavo facendo troppi miei dosi, però continuiamo un po'. No? Io davvero, quando, ogni volta che entro nel Teatro dell'Acquario, sento proprio il calore umano, sento di essere in una famiglia, ma questo è da sempre, questa è una cosa davvero importantissima. Questo ti stavo chiedendo prima che ti interrompesse. Usprovochi Roberto. No, come sentite voi, sentite la vicinanza della città, si sente... In particolar modo no? Guarda, noi la sentiamo moltissimo, poi magari Maria Luisa ti dice perché lei la sente vicino. Io la sento vicino, questa fetta di spettatori. Questa no? Comunanza. È una comunanza, assolutamente sì. Tant'è che per esempio per il bistrò c'è un gruppo di nostri amici, volontari e anche persone con le quali avevamo sì un rapporto, però non necessariamente, che spontaneamente si è messa a disposizione. Proprio perché ha avuto un'esperienza in passato in quel luogo, evidentemente poi rimane qualcosa di magico, qualcosa di, che ne so, però rimane sempre un buon motivo, dopo che si riesce a frequentare un luogo in un certo modo, rimane sempre un buon motivo per rimanerci in qualche modo collegato. E quindi quando c'è stata questo rischio, no? Da quando è iniziato il rischio della chiusura, moltissime persone si sono messe a disposizione, dandoci idee, dandoci consigli, dandoci anche mano d'opera nel lavoro, aiutandoci, sostenendoci. Quindi per me personalmente, insomma, è un momento assolutamente straordinario, straordinariamente bello, nonostante la crisi. No, poi se parliamo della crisi è un altro discorso, ma da questo punto di vista non può che essere il senso di missione, ecco, che noi abbiamo iniziato nel 1976, oggi più che mai lo sentiamo vivo e lo sentiamo nella carne, non so come dire. E invece da parte delle altre realtà cittadine, sempre teatrale però, quelle che lavorano sul vostro campo. Ci sono state e ci sono vicine anche loro, tant'è che questa ultima parte di stagione, questo ultimo giro di valzer, come romanticamente lo abbiamo voluto chiamare, è costituito nel 99% dei casi da attori che fanno parte, che agiscono e vivono nell'area urbana. Quindi ieri c'è stato Attore in Corso di Lucia Catalano, Matteo Lombardo, e c'è stato Ernesto Rico e Massimo Garritano il venerdì precedente, il prossimo venerdì ci sarà Graziellina Spadafora, il Libero Teatro di Max Mazzotta, e il 2 gennaio chiuderemo in bellezza con I Cume d'Ede del maestro Checco Pallone. Non perdete assolutamente, è inutile che ve lo dica, se non venite noi chiameremo l'appello prima dello spettacolo, quindi se vi prenotate poi verrete il 2 gennaio. Il 2 gennaio chiuderemo come ultimo evento di questo pezzo di stagione, sperando poi chiaramente che ce ne siano che ce ne sia un altro pezzo dopo, ci sarà al 100%. Ce ne saranno.
Hai avvisato che ero sulla sedia dello studio. Ho perduto poco cadere. Stavo cadendo in diretta. Usava davvero l'audience. Boom. No, è sentito come un colpo. Boom, non lo so. Speriamo che mantenga. Vabbè, tanto siamo un zio in diretta. A decimole. No, come non quindi, ma siamo in diretta. Non lo so. Non lo so. Vabbè, speriamo che possa andare tutto bene. I progetti futuri del progetti futuri, continuare appunto con le nostre produzioni. Abbiamo anche abbozzato una sorta di tournée. La nostra forza era la tournée in Italia, nel senso che a noi chiamano i teatri di fuori e noi andiamo con i nostri spettacoli. Anche questo a causa del Covid chiaramente non è stato possibile. Da marzo in poi invece abbiamo delle nuove date. Il che comunque ci rende anche orgogliosi. Come diceva Carlo, stiamo vivendo paradossalmente il momento più triste da un punto di vista proprio economico, giuridico, amministrativo. È il momento forse anche più felice perché il pubblico risponde, ci chiamano dal resto d'Italia per le nostre cose, i corsi di formazione stanno continuando a riprendere, come dicevo prima abbiamo gente anche che viene dal resto della Calabria, per cui viviamo questo paradosso sperando che finisca tutto per il meglio. Ok, abbiamo chiuso questo primo pezzo di trasmissione con gli amici del Centro Latte del Teatro dell'Acquario, spero non si sfugga definitivamente la sedia. Quando c'è un attimo di pausa riparate la sedia, per favore. Ripareremo, ci vediamo dopo. Un abbraccio, volete grazie. No, io vi voglio ringraziare veramente perché veramente ci regalate gioia e noi siamo assolutamente contenti, ottimisti e le cose veramente andranno per il meglio. Noi lo speriamo. Tanti auguri. Finisco e dico, voi siete la terra di tutti, noi io mi pregio ecco, di vantarmi che quello è il teatro di tutti. Per cui ecco, questa cosa mi piace molto. Un solo secondo, alla fine per mandare un abbraccio, un bacio enorme ad Antonello Antonante. Grazie. Ciao Antonio. Grazie mille. Buonasera, finalmente si avvera il sogno di tutti, il programma adesso è mio. Sergio non c'è più, è venuto a mancare, lo diciamo anche con allegria. Se volete anche fare un ultimo saluto lo trovate lì alla torretta. Ed è una puntata bellissima, adesso abbiamo altri due ospiti, due graditissimi. Che succede? Che è successo? Tifosi ha piaciuto. Poi qua subito. Tifosi ha piaciuto. Un siparietto tristissimo, veramente di bassa. Lo spirito di Sergio Crocco. Tifosi è piaciuto a Guaglione. Benvenuti. Vuoi presentarle tu? No, ormai. No, va a letto se tu. No, ormai. Fai tu. Il Loretta Goggi della situazione se tu. Presenta. No, fai tu. Ne presentiamo una a testa. Va bene, okay. Io presento. Vai. Francesco Antonio Conti. Ciao. Grandissimo. Poi Francesco. Spiegheremo tutto. Maddalena Molinaro. Buonasera, buongiorno. buonasera, salve. Risolviamo salve tutti con il salve. Allora, Francesco, presidente o no? Di no. Bingo e Pallina. No. Presidente Mugliese, Barbara Bruno, ovviamente. Che salutiamo. Presidente Barbara. Ogni volta salutiamo. Che facciamo un nome salutiamo. Abbiamo questa. Sì, Barbara, salutiamo con grande piacere, una nostra grande amica. Presidente di Pingo e Pallina e poi presidente è Barbara. Sì, sì. E poi rappresentante, così siamo sicuri che non si può sbagliare. La fessaria dell'Accademia Artea. Vuoi già cominciare a spiegarci di cosa si tratta? Sì. Sia l'Associazione Pingo e Pallina sia l'Accademia Artea. Allora, l'Accademia Artea nasce all'interno dell'Associazione Pingo e Pallina che da sempre, da quando è nata. Parliamo prima di Pingo e Pallina. Infatti nel 2014 quando è nata fatti tua, si è occupata di che programma lo voglio dire sono proprio sono diatribe tra me e mio valletto che ogni tanto caccia la capo fuori un sacco. Cioè, cambiate allora, canale devo usare coercizioni fisiche allora. Vai. Dicevo che da quando è nata Pingo e Pallina si occupa di formazione teatrale
rivolta, pensata innanzitutto per i bambini, da qui anche questo nome particolare, appunto Pinco e Pallina, ma poi si è evoluta anche verso gli adulti. Ci sono questi percorsi di formazione laboratoriali da sempre, tra cui un laboratorio per adulti che ancora vive Chiare Emozioni, che da diversi anni produce anche spettacoli, fino ad arrivare a quella che è stata quest'anno un'idea di trasformazione proprio nell'Accademia Artea. Ci tengo a sottolineare che eravamo a un bivio, purtroppo, visto quello che abbiamo vissuto, e voglio ancora prima esprimere tutto il nostro sostegno per il Centro RAT, Teatro dell'Acquario, che ci hanno preceduti, perché è un vero gioiello, e noi operatori del settore non possiamo che sostenere, non possiamo che desiderare lunga vita per il Centro RAT e il Teatro dell'Acquario, perché ci siamo formati sostanzialmente tutti quelli che operiamo qui a Cosenza. E noi eravamo a questo bivio, cioè se proseguire o cessare l'attività. Abbiamo deciso invece di andare avanti, anche perché dopo due giorni ci è venuto a trovare il maestro Stefano Tanzillo, che conosciamo tutti, tenore, che ha girato tra l'altro il mondo. E diceva: io voglio dar vita ad un'attività di formazione seria, che ne dite se avviamo la cosa insieme? Per noi è stata una manna dal cielo, un vero e proprio miracolo. Tra l'altro con il maestro Tanzillo ci conosciamo da più tempo, mai avevamo fatto delle cose insieme. Abbiamo iniziato quest'anno ad agosto. E da lì è nata questa nuova avventura. Accademia Artea si occupa di teatro, musica e spettacolo. È, come dicevo, la sezione di formazione e produzione dell'associazione Pinco e Pallina. Un'accademia a tutti gli effetti, praticamente. Sì, un'accademia che tra l'altro adesso sta portando avanti, a parte quelle che sono le lezioni di canto, di strumento, quindi tromba, pianoforte, eccetera, tutti gli strumenti a seconda della richiesta, sta portando avanti anche un'idea di formazione biennale per aspiranti attori, un percorso propedeutico per il quale abbiamo stretto delle collaborazioni, convenzioni con delle accademie nazionali. Due di queste sono la SRC, la Scuola di Recitazione della Calabria, che è una bellissima realtà che dovrebbe essere conosciuta di più, che si trova a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, diretta dal maestro Walter Cordopatri, e un'altra è l'Accademia Internazionale del Musical, che ha 7 sedi in Italia, quindi Catania, Roma e diverse altre, Torino, e ne ha anche una a Londra per una specializzazione per i professionisti. Noi abbiamo stretto queste collaborazioni perché la nostra è una formazione propedeutica e quindi siamo legati a queste accademie, che invece poi offrono una formazione a tutti gli effetti per chi vuole intraprendere questa carriera. Insomma, in un momento di crisi avete fatto all in, cioè investiamo tutto in questo progetto, che già a sentirlo raccontato così è già bellissimo. Io stamattina, quando ho saputo che c'era Francesco ospite, è proprio una gioia immensa, perché Francesco per me è tanta roba, è un amico prima cosa di tutto, e poi è la persona con cui ho iniziato a fare teatro, con Handicap e non solo. 10 anni splendidi. Assolutamente. E Francesco, dobbiamo dirlo, cioè Francesco è artista, cioè tu sei attore, regista, cantante, proprio un vero artista, bravissimo. E io lo dico, veramente con grande ammirazione. Poi voglio dire una cosa, no? Quando la gente non mi crede che io so cantare, no? Io racconto sempre che ero, come si dice, come si dice nei cori
Che io ero tenore insieme a Stefano Tanzillo. Come? Come lo certo. Hai detto ma lui eri. E lui lo può testimoniare, lo può confermare che io cantavo insieme a lui. Sì, come no. Anzi, hanno fatto lo stesso percorso di studi. Poi lui ha rifiutato di andare all'Arena di Verona. Invece il maestro Tanzillo è andato. Saluto Stefano, ogni volta che mi capita di ascoltarlo è veramente un'emozione continua. No, io posso confermare. Io la prima volta io conosco Francesco Antonio, come ti chiami? È uguale, Francesco Antonio Conte, diciamo così. Grazie. L'ho conosciuto tramite Roberto, non lo conoscevo, e mi ha portato una volta a vedere un suo spettacolo in cui tu facevi un vecchietto e sono rimasto impressionato. Veramente, non lavo la faccia a nessuno, però sono rimasto impressionato. L'ho detto a Roberto, ma che sei nomasciune, Roberto? Siamo proprio a livelli altissimi, te lo dico. Con tutta la sincerità possibile, non riesco ad essere ipocrita, quindi state sicuro che lo penso. Lo so. Come avete vissuto questo periodo di pandemia anche voi, con la stessa domanda che ho fatto agli amici dell'acquario? Diciamo che è stato un periodo terribile. Diciamo che la cosa peggiore per chi fa il nostro mestiere è non riuscire a programmare. Quindi la difficoltà di non vedere un orizzonte oltre il quale poter dire allora possiamo fare questo, quest'altro, programmare una stagione, lì è stata veramente la difficoltà maggiore. Economicamente purtroppo si è fermato tutto, c'è anche da dire che delle sovvenzioni, grazie a delle giornate lavorative che ci siamo trovati negli anni passati, insomma ci sono state, questo è giusto che si dica, però sostenere un affitto, sostenere anche le semplici bollette, mutuo e tutto il resto è stata veramente dura. È giusto dire che nella sede lì di Pinco e Pallina, quindi Accademia Artea, ha un proprietario dei locali veramente per bene, perché dove ci si è trova venuto la sede, incontro. La sede è su Viale Mancini al Palazzo Falbo La Neve, a Cosenza, e quindi diciamo che ci è venuto incontro e ci ha aiutati anche a superare questa difficoltà del momento. Una cosa che volevo dire è che per quanto riguarda il biennio, che a Dio piacendo dovrà partire a gennaio, ci sono le audizioni giorno 18 e 19 dicembre. Per chi ha almeno 16 anni, da 16 anni in su, può provare ad affrontare questo percorso. Ripetiamolo per bene, questo è un appello che mi piace, è un appello importante. Sì. Giorno 18 e 19 dicembre. Viale Mancini, presso la sede dell'Associazione dell'Accademia Artea, ci saranno le audizioni per poter accedere al biennio di formazione per aspiranti attori propedeutico e tengo anche a dire che i docenti coinvolti in questo biennio sono intanto tutti grandi amici, quindi persone, perché la prima scelta è stata quella di avere, formare una squadra di persone serie e per bene, oltre ad essere grandi professionisti. Vabbè, aspiranti attori, ci può pure scrivere. Ma io Francesco siamo fuori età, con tutto l'affetto che... Forse non lo so se ci sono... Come siamo fuori età? Però possiamo fare un'eccezione. Allora, però io ogni volta che incontro Francesco, tra l'altro, e adesso lo dico pure in televisione, faccio l'appello anche a Barbara, che sicuramente ci seguirà, e glielo dico sempre: riprendimi con te, liberami da questo tiranno, cioè, riprendimi, per favore Francesco, riprendimi con te. Non posso fare un torto così grande. È solo questione di soldi, noi siamo il guarascio del teatro, è solo questione di pigla, Francesco, ci possiamo mettere d'accordo. Comunque voglio dire, abbiamo un'altra ospite che prima o poi decidi di annunciarla. Volevo dire che se no mi scordo, che i locali da noi sono riscaldati, nonostante il Palazzo La Neve è riscaldato. Poco fa ti volevo dire.
che all'acquario c'era umido, aveva evitato molto così. No, all'acquario c'era umido, lo potevi dire perché ricomponiamoci, era ricomponiamoci. Quindi non ci fa freddo, non c'è freddo in sé. No, perché Palazzo Lane però è riscaldato, quindi a posto. Maddalena Molinaro, salve. Allora, attrice bella e brava attrice Cosentina. Ti possiamo dire rappresentante di Quinta Scenica in questo momento? Sì, certo, diciamo, rappresentante soprattutto di un nostro grande amico che è Alessandro, ok? Esatto. Come vedi la situazione del Teatro Cosentino, e poi questa domanda la farò anche ad Antonio, del teatro in generale nella nostra nazione? Allora, come siamo messi adesso a Cosenza a livello teatrale? Sì. Una domanda facile. Sì, facilissima. No. Non solo, ha avuto tutto il tempo per si preparare, anche se non glielo avevo detto. Certo. Però. Una domanda semplice. Beh, io non sono soltanto in rappresentanza, ma sono anche vicepresidente di Quinta Scenica. Ah, allora lasciamo stare Alessandro. Alessandro è presidente. Alessandro Chiappetta, che lo salutiamo carissimamente. Sì. Un grande amico, una delle persone più corrette che abbia mai incontrato in vita mia. Lo dico. È vero. Lo dico con grande solenne, orgoglio. Giornalista, in modo solenne, scrittore, sì, esatto. Regista, insomma, giornalista, autore. Giornalista. Sì. Beh, come la vedo da attrice, ti posso parlare della mia esperienza, di quello che abbiamo vissuto con Quinta Scenica in questo periodo di Covid. È sicuramente un periodo in cui un'associazione come Quinta Scenica, che è onlus e quindi vive solo ed esclusivamente di spettacolo e di attività che girano intorno al teatro, è un periodo in cui noi siamo stati completamente fermi, dove non ci sono state assolutamente nessuna entrata, e in più in questo periodo noi avevamo una sede che era all'università, al CUS, e il rettore ha deciso di fare dei lavori di ristrutturazione e di conseguenza abbiamo dovuto lasciare quella sede, e noi in questo momento siamo senza una sede vera e propria dove poter fare prove, dove poter fare qualsiasi altra attività, e abbiamo dovuto sostenere una spesa di andare a trovare, affittarci un magazzino per mettere tutta quella che è la nostra scenografia. Quindi in questo periodo il teatro io lo vedo un periodo in cui si può ripartire, perché ci sono tante idee, tante buone possibilità. E penso che questa cosa la si possa fare se ci mettiamo insieme, se collaboriamo. E il mondo dello spettacolo è sempre stato abbastanza egoista, dove ognuno ha sempre desiderato vedere solo quello che girava intorno al proprio orticello. Invece penso che se tutti quanti ci mettiamo insieme, nascono le idee, nascono le collaborazioni, e possiamo insomma fare qualcosa di bello per Cosenza e, perché no, anche per tutto ciò, anche per i paesi limitrofi. E invece a livello nazionale? A livello nazionale è difficoltà, ma cosa ti cito? A livello nazionale c'è bello. Le cose penso vadano abbastanza bene, anche perché il teatro è ripartito. A parte il cinema non si è mai fermato. Hanno prodotto anche in fase di nel periodo di pandemia. Il teatro invece è stato, diciamo, il settore più penalizzato, però diciamo che anche loro a livello nazionale stanno ripartendo. Invece a livello europeo no. Oh, mamma mia, che mi dici dell'emisfero coreano? Che cosa ribadiamo la domanda, no. Pure a Francesco. No, io però Andoni. Posso aggiungere una cosa. Tu sei il padrone. No, a Francesco volevo chiedere della musica. Io mi ricordo, credo di qualche mese fa, un premio, qualcosa del genere, sì, di aver letto sui social, sì. E poi gli chiediamo del teatro come va nell'emisfero. Sì, sì, ecco, in Nuova Zelanda. Solo della zona australiana, però non posso parlare di questo. Allora, chiederemo a Sydney come va. Esatto, cosa avviene. No, dovrei sapere come va il teatro in Tanzania. Ma qui puoi rispondere molto meglio tu.
Sì, mi è stato assegnato un premio quest'estate perché io da qualche anno ho ripreso la chitarra che avevo abbandonato. Ce l'hai adesso qui? Non ce l'ho, non grazie, ce l'ho. Grazie. Perché l'ho ripresa e l'ho rilasciata. Però nel momento che l'hai ripresa, esatto, un premio si è comprato. Esattamente. E quindi mi è stato assegnato con grande sorpresa questo premio a Portopalo in provincia di Siracusa, bellissimo anche il nome del premio, che è più a sud di Tunisi, proprio perché Portopalo è la punta più, è la mia zona, più a sud d'Italia, ed è in linea, è sì, più, mi pare 7-8 km più giù rispetto a Tunisi. E alla 16ª edizione, quindi un premio anche abbastanza consolidato, e come per quanto riguarda la sezione musica d'autore, per il brano Da Yenji, che io ho il piacere di portare insieme a mia figlia Chiara, meraviglioso, che l'ho ascoltato in anteprima, io meraviglioso, che ha appena 9 anni e che parla della vicenda, purtroppo, del viaggio che ovviamente ho immaginato, però nasce da una storia vera, cioè della tragedia di Angie e Oscar. Angie, la bimba di neanche 2 anni, 23 mesi, Oscar il padre, che è giovanissimo anche lui perché aveva 25 anni, che tentano di arrivare in America attraversando il Rio Bravo, non avendo disponibilità economiche, non potendo neanche salire su quelle barchette che fanno da navetta da una sponda all'altra, decidono di attraversare, però purtroppo non riescono a raggiungere l'altra riva. E quindi ho immaginato questo viaggio di questa famiglia, perché anche la mamma è partita con loro, di questa famiglia che parte da El Salvador, quindi fa un bel viaggio a piedi, e che purtroppo però il sogno di questa America non arriva, e quindi ho pensato a questa vicenda. Allora, ci prendiamo Roberto si prende l'impegno, tu pigli l'impegno, bellissimo. Te lo prendi questo impegno? Non lo so, dipende dall'impegno. Non è economico, non è economico. Ma neanche, guarda. No, che la prossima puntata verrà Antonio Conti qui e ci canterà questa canzone. L'impegno suo, lo prende lui. Ti ricorderà di prendere la chitarra. Giusto. Con la scusa ritorna, facciamo venire pure Barbara. Martedì prossimo così verrà pure Barbara Bruno. Perfetto. Come siamo messi a livello nazionale? Ecco, da questo punto di vista io la faccio ancora più specifica, la gente è tornata a teatro, cioè questo fatto dei vaccini, questo fatto è importante capire che sta succedendo. Gente abbia bisogno del teatro, non abbiamo bisogno solo noi che abbiamo la fortuna di essere sul palcoscenico, ma ne ha bisogno innanzitutto lo spettatore. Qualche tempo fa ho detto che l'arte in genere, ma il teatro in particolare, è l'incontro tra chi ha l'urgenza di comunicare e chi ha invece l'esigenza di lasciarsi emozionare. Se io vado da spettatore a teatro è perché voglio emozionarmi. Se io invece sono sulla scena è perché devo dire qualcosa, ho bisogno di dire qualcosa, e se mi manca quel bisogno sto male. Perché è una vera e propria sofferenza. La gente non solo è ritornata, ma sta chiedendo, e questo forse è uno degli effetti, se possiamo usare questo concetto, positivi di questa pandemia, ma la gente chiede dei lavori di qualità e che emozionino. Ed è una cosa bellissima. Sapere che c'è qualcuno che cerca un luogo dove stare meglio, perché il teatro deve servire a questo, anche se può tirar fuori delle emozioni non proprio piacevoli, perché non è non si ride solo a teatro ma si piange. Eccola, lei è Chiara.
abbiamo trovato il pezzo. Beh, dalla regia. Grazie. Facciamo qualcosa che solo perché lo vogliamo. La voce maschile è senza e povertà. Gli arrangiamenti qui sono di Paolo Scarpino. Ma va bene, tua figlia. Sì. Sicura, qui lasciamo la paura di chi non può più campar. Bello. Dai, Angie, vieni in braccio e stai sicura. Raggiriamo quelle mura, c'è il Rio Bravo da passare. Che programma, Che programma questo? Prendiamo proprio. Abbiamo Luca Chito che è di un'efficienza clamorosa. Arrangiamenti di Paolo Scarpino e poi c'è stata la collaborazione, che ringrazio ancora, di Stefano Amato al violoncello. Che bello. Sì. Non lo sapevo questo, mi fa piacere. Vuoi fare qualche domanda tu? Vedi che l'ho fatta io la domanda, non vorrei dire. Ah, quindi è finito, un compito è finito. Io ho finito, me ne vado, arrivederci, grazie. Volevo chiedere a Maddalena quando vale l'applauso del pubblico a teatro, tu che sei un'attrice. Io credo, dillo tu che poi magari dico quello che penso io quando ti fai ascolto anche la domanda da solo. Quando ascolto il pubblico che applaude da dietro, perché come sai gli attori miei, io non sono attore, tu sei un mio attore, Robert, che sia ben, che amore. Ora abbiamo detto che forse facciamo la veramente ti prego, riprendi. Maddalena, allora, vai. Faccio giusto una brevissima introduzione dicendo che io, umilmente lo dico, nasco dalla scuola di Francesco Conti, quindi i laboratori di teatro di cui lui prima parlava per adulti. Come se ti scusassi, no? Una bella cosa. È sempre, capito, perché mi avete messo vicino a un mostro, quindi mi sento veramente molto, molto piccola. Vabbè, questo è brutto. No. È un mostro di a livello artistico, dicevo, no? Scusa, ovviamente. Scusa. Certo, ci sei tu che sei più brutto di tutti, quindi uno si canzona. I lineamenti di mia accusenza vanno per nominata, si sa. Però non entrare in questo campo che non ti conviene proprio. Va. Mi facete parlare? Chi sei? Ah, sì, no, insomma, stavo dicendo che io nasco da questi, dai suoi laboratori di Chiare Emozioni. Ed è una formazione, diciamo, completa a 360 gradi, dove insomma. Francesco, oltre a essere un mio carissimo amico, ma insomma poi quando lavoriamo seriamente. E di conseguenza poi l'approccio con il palcoscenico o con quello che studi, con il copione, con il testo, lo affronti anche in una maniera, tra virgolette, professionale, anche se naturalmente noi parliamo sempre, cioè io faccio teatro amatoriale. E l'applauso del pubblico vale tutti i sacrifici e tutto l'impegno e tutte le prove, no, serie, puntuali, di tante ore, lo studio del copione, vale quello. Sì, come diceva Francesco, è il riavere tutta quell'emozione, no, che ti dà il pubblico, che in quel momento tu dici, il pubblico ha gradito, sono riuscita ad arrivare attraverso appunto le emozioni di cui parlava Francesco al pubblico, e credo che questa sia la cosa più bella. Allora, assoluto. Ci restano 2 minuti di trasmissione, l'ultimo minuto lo lasciamo a Roberto per fare qualsiasi domanda vorrà fare. Antonio, però facciamo una piccola anticipazione, il 28 di questo mese avremo in trasmissione, Roberto nemmeno lo sa ovviamente, tuo nipote. Chi è tuo nipote? Tuo nipote si chiama Walter Zecca, finalista allo Zecchino d'Oro dell'Antonino di Bologna la settimana scorsa, un ragazzo simpaticissimo con una canzone bellissima, Bartoli Barattolo, invito ad andarlo a vedere su YouTube. Viene qui, avremo ospite. Questo bambino in trasmissione il 28. Il 28 dicembre. Secondo il 28 dicembre. Esatto, sì. Sarà qui ospite. Sarà ospite da noi. Che è molto sveglio. Sì. Ha messo in difficoltà Carlo Conte, che l'ha astutato a Carlo Conte. Esatto. Sì,
certo, sì, sì, è vero, sì. Walter, diciamo, per noi, sia per mia sorella che per il papà, è stata una vera e propria sorpresa, sì, perché è veramente, diciamo, già portato artisticamente per stare anche sul palcoscenico, oltre ad avere, lui il 23 di gennaio compirà 7 anni, e già da 2 anni suona pianoforte, quindi lo suona anche abbastanza bene. E niente, mia sorella così per gioco l'ha voluto far provare le selezioni per lo Zecchino d'Oro, e la prima volta non è neanche arrivato in finale, la seconda volta invece è arrivato ed ha cantato questa canzone che si chiama Bartolo il barattolo, che ha una tematica abbastanza importante anche riguardo l'ambiente, la differenziata, e quindi è anche un bellissimo messaggio da portare nei comuni per sensibilizzare sulla raccolta differenziata. Anche il mio sindaco di Merano Principato ha già abbracciato questo progetto. E niente, come diceva Sergio, è salito sul palco, eravamo più emozionati e ansiosi noi per la sua esibizione, invece lui era abbastanza sereno e tranquillo, e niente, ha cantato benissimo ed è stata sia per tutta la famiglia che soprattutto per lui una bellissima esperienza. E ci tengo a precisare che lui l'ha fatta non per vincere, ecco, non era proprio nella sua mente una cosa del genere, lui l'ha fatta per divertirsi. Non c'era competizione. Non c'era assolutamente competizione per lui, è stata una esperienza dall'inizio alla fine dove hanno giocato, ha conosciuto altri bambini, hanno colorato nei momenti di pausa. Voglio dire, davvero, cioè, il nostro regista è straordinario, lo vogliamo dire? Non ho nulla da dire su... E facciamo pure i ringraziamenti ai tecnici. Eh? Assolutamente. I ringraziamenti alla gente che ci vede, che non lo so come fa. Non so fino a quando, però sembra che gli ascolti sono sempre in salita. Sono quei fenomeni incomprensibili. Non sappiamo perché. Tra l'altro si chiama Walter Zecca ed è andato allo Zecchino d'Oro, ci saranno motivi, no? Chiudiamo così. Sì, sì. Grazie agli ospiti, veramente grazie agli ospiti di oggi. Grazie a voi. Un abbraccio a tutti, ciao.